Sì. Galleggio da parte di From, poi l'attacco di Nishida, irresistibile il giapponese, 7-6. Rivediamo il palleggio proprio di From. Velocità d'azione, di esecuzione, tifosi di Vibo Valencia. Attenzione, Rizzo per l'attacco di Nishida, difende come può la formazione di Soli, poi la rete, la ricostruzione del gioco da parte adesso di Borges. Saitta per Nishida, scatenato il giapponese, 8-8. Ma che cisterna, ragazzi, prende davvero ogni tipo di pallone, è su ogni palla e giocano veramente bene questa sera i ragazzi di Soli. Andiamo a rivedere l'attacco di Nishida. Il servizio, ricezione da parte di Rizzo, poi Saitta per Nishida e il guerriero. La piazza 12-7, che tonno Callipo Calabria, amici telespettatori. Sta provando la tonno Callipo a fare la partita. Siluro di Barano, l'intercezione di From, palla al limite, ancora Saitta per Candelaro Murato, dall'altra parte arriva Nishida, la parallela è da applausi. 6-5 Vibo Valencia. 6-5 Vibo Valencia, che ha accelerato, vedete qui parla dei meriti che nel corso del set le due squadre hanno avuto, naturalmente affrontando situazioni di gioco, momenti difficili, cali di tensione. Vantaggio ancora per formazione di per la corsa salvezza. Il punto anche di Vibo Valencia. Adesso riduce il distacco. Vediamo l'attacco di Nishida. Tutte le angolazioni possibili. Il servizio di cisterna. La ricezione di Vibo al limite. Poi c'è Nishida, il pallonetto di Nishida, difesa flipper di cisterna. Poi sotto rete non chiude la squadra in maglia azzurra. La ricostruzione di Baranovic. Gran palla per Mar. Murato, attenzione ancora alla ricostruzione del gioco. C'è Dirlitz. Si salva come può Vibo Valencia. Allora c'è Saitta in torsione ancora per Nishida. Palla sulla riga. Anche per il direttore di gara, anche per i giocatori della Tonno Callipo Calabria. Nishida, battuta del giapponese, abbatte Cavaccini, il punto dei giallorossi di Baldovin, che esultano in mezzo al campo. 19-18, è tornato Nishida, una botta pazzesca in battuta. Yuji in battuta, sfoderare il servizio, ricezione sbagliata di Cavaccini e ripete la stessa esibizione al servizio. Yuji, una fucilata, andiamo a rivedere il missile di Yuji. L'esul con Yuji Nishida, fucilata, ricezione da parte di Giacomo Raffaele. Riprova ancora di Nishida, stavolta il giapponese trova il guizzo del 9-8. Si carica la squadra, si carica l'attacco sulle spalle. Yuji Nishida, Dirlitz praticamente ha battuto, crollano chiaramente la mimica del direttore di gara. Poi magari in alcune circostanze arriva anche la richiesta del video check, quindi alcune volte abbiamo la sensazione che magari il giudizio del direttore di gara possa essere sovvertito al momento, ogni qualvolta il coach lo provi a inserire in campo. Naturalmente sul rettangolo di gioco andiamo a seguire allora l'azione da parte della formazione di Vibo Valencia, che è partita Nishida,
fucilata. Cercare Mar, arriva l'ace di Yuji, l'esultanza del guerriero. 16-10, palla scagliata con una velocità impressionante, con una forza mostruosa, punto che porta Vibo. Maranovic al servizio, la ricezione di Borges, ancora Saitta per Nishida. Yuji, il punto del 2-2. Il 2-2, Yuji Nishida, ancora lui protagonista, ma rivediamo l'azione. Nostro due motion. Preciso, altrimenti avrebbe trovato sicuramente una grande conclusione. I talenti più importanti della nostra pallavolo italiana. Attenzione, l'attacco adesso di Nishida, però il punto è per la squadra di Vibo Valencia. Andiamo a rivedere la palla dell'ottimo Saitta in questa circostanza. La ricezione da parte di Rizzo, Saitta di Yuji Nishida, 6-5. Questo è un set importante, ma soprattutto da un punto di vista psicologico per Vibo Valencia, per la capacità che deve avere Vibo per raggiungere la salvezza e le... 0-1. Attenzione perfetta da parte di Rizzo, poi ancora Saitta per Basic, Murato, c'è ancora Borges, ancora Saitta per Nishida, il muro di Cisterna, c'è ancora Saitta, gran palla ancora per il giapponese, palette lì. Vaccini, poi prova a scaricare Mar, c'è Basic sulla traiettoria, poi la paratora di Saitta, la parata dall'altra parte di Rinaldi, c'è ancora il contrattacco di Mar, azione bellissima, Saitta, gran palla ancora per Nishida, si complica la vita Cisterna, ma si complica la vita anche Tonno Callipo, che regala questo punto agli avversari. La palla che poteva essere gestita meglio dai ragazzi di Baldovin. Gli spalti, veramente c'è colpo d'occhio fantastico. Yuji al servizio, la botta imbattuta, difficoltà Cisterna, arriva l'ace del giapponese, arriva l'ace del guerriero, 11-10, Nishida, è lui che manda in visibilio il palla magliata. Lo rivediamo, Yuji, il nastro lo aiuta sicuramente. 11-11, Mar, la battuta, la ricezione spettacolare di Rizzo, poi Borges per Nishida, spizzica il muro di Cisterna, attenzione a Cavaccini, ancora Baranovic per Dirlitz, vola Rizzo, ancora Nishida, palla dall'altra parte per Basic, l'attacco di Basic è in campo, l'attacco di Basic è in campo, ma cosa ha preso Rizzo ragazzi, 12-11, mostruoso, guardate Rizzo, vola Rizzo, vola Rizzo, una palla pazzesca, poi è arrivato Basic, vediamo Zingel, palla importante per Rizzo, ancora l'attacco di Nishida, Nishida, la palla è in campo, è indifendibile. Rivediamo Rizzo, ancora protagonista Marco, attacco di Nishida, guardate che bella palla, che bella conclusione di Yuji, 13-12, attenzione, due match ball con Candellaro in battuta, seguiamo Candellaro, il palleggio da parte di Raffaelli, poi l'attacco ancora dell'attaccante italiano Giacomo Raffaelli, 27 anni, attacco è devastante, 14-13, 13-12, Candellaro, Vibo vuole compiere l'impresa, Candellaro al servizio, il nastro, allora c'è la ricostruzione del gioco, l'attacco di Amar, poi Vibo con Borges, c'è il tocco a muro, c'è il tocco a muro, 13-12, avete visto anche come Raffaelli abbia provato a gestire meglio quel pallone nella fase della ricostruzione, Borges dice che
si va sul 14-12, due match point.